Ci siamo, raga. Siamo collegati, siamo connessi. Siamo sul web. Allora, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti. Questo è il terzo episodio, il terzo appuntamento di questa nostra piccola serie. Sono sempre Ettore Priore, non sono cambiato, mi è migliorato un po' la barbetta, l'ho fatta ancora un po' più strana come mia intenzione. Qui intorno a me ho Francesco e Rita, il capo e il vice capo. Io sono l'ultimo degli addetti. Che cosa faremo stasera? Stasera faremo una bella puntatina, ragazzi, perché faremo uno staglio alla napoletana con due o tre varianti e poi avremo lo staglio della pizza in teglia alla romana con un po' qualche variante in più, qualcosa strana. Ci sarà pure la variante Pino Arletto, che Pino Arletto non mi vede quasi mai, ma quando vedrà questa si divertirà perché è una variante che lui ha in qualche modo un po' abbandonato, chiaramente, perché insomma, è un po' di paranza, ma vabbè. Quindi insomma stiamo messi abbastanza bene, sarà una bella puntata, vedrete. E peraltro stasera voglio dedicare almeno un minuto a quella testa di cavolo che ho qui di fronte a me, che è Francesco Priori, perché Francesco Priori è quello che in qualche modo insieme a me ha messo a punto la farina dei due Priori, che si chiama due Priori proprio per questo motivo: Priore A, Priore B, Priore A lui e B io, eccetera. E abbiamo messo le nostre capocce come silhouette, come etichetta alla farina, che sarà disponibile, noi speriamo da domenica, speriamo, incrociamo le dita, facciamo le corna, scongiuri di tutti i tipi, gesti apotopaici a catena, che non descrivo. Quindi ci sta qui Francesco, che è importante anche per un altro motivo, perché Francesco è stato il nostro tramite, il trait d'union fra noi e un ospedale di Roma per un'iniziativa benefica che forse avete già visto, perché insomma Rita ha fatto la mia capa, Madonna Rita, ha fatto questa bellissima cosa con la locandina, tutto quanto, insomma, si è messa e l'ha diffusa su tutto il web. Questo perché? Perché noi facciamo questa iniziativa, che è molto carina, raga. Noi non siamo Novax, forse lo saprete. Quello che facciamo noi è quello di ringraziare, veramente, come dicevano Troisi, ringraziare con la faccia per terra, i piedi per aria, ringraziare tutti i medici che si sono fatti in 10, non in 4, si sono fatti in 10 durante il periodo del Covid. L'abbiamo sentito in maniera molto importante perché? Perché è venuto meno un po' il ringraziamento ufficiale, amici miei. Che cosa è successo non si sa, però devono fare un grande premio, devono fare la statua ai nostri eroi, devono fare questo e quello. È venuto meno tutto, sono spariti come neve al sole tutte le promesse, tutti i politici, tutte le cose belle che dovevano fare. Intanto, sti poveretti, vi ricordate la scena di quella povera infermiera abbandonata sulla tastiera, addormentata, o quella che aveva le piaghe sul viso per la mascherina e tante altre di queste scene che ormai conosciamo bene. Grazie a Dio ci hanno tirato fuori, ancora non del tutto, ancora avremo bisogno di loro. Ma insomma ci stanno accompagnando per mano fuori da questo incubo che è stato pesante per tutti, eh? Ha portato le conseguenze dure per tutti. Però ci hanno aiutato. Allora noi abbiamo pensato, ma perché nessuno si è mosso per ringraziare questi ragazzi che si sono fatti veramente in 12, sono aumentati da 10 a 12? Perché noi non è che possiamo fare molto. Noi non siamo amministratori di grandi imprese, non siamo politici che hanno in mano il destino umanità. E quello che abbiamo in mano è un po' rimbasto, quello abbiamo sempre in mano. E questo è quello che abbiamo potuto donare loro e che abbiamo fatto veramente con tutti i sentimenti possibili. Quindi abbiamo riunito una decina, dozzina di ragazzi, si sono ammazzati, sono fatti, tutti si sono resi disponibili al 100%. Abbiamo messo in piedi una raccolta di prodotti dove è stato possibile. Abbiamo avuto delle piccole delusioni da parte di chi non ci aspettavamo. Però in compenso abbiamo avuto tanti gesti di grande generosità e quindi abbiamo avuto Bon Giovanni che ci ha regalato tantissima farina, abbiamo avuto il nostro Garofalo che ci ha regalato tutti i pomodori e abbiamo Gusta avuto rosso. Gusta Rosso, scusa, Gusta Rosso che ci ha regalato tutti i suoi pomodori meravigliosi e poi abbiamo avuto un forno che si è messo al nostro fianco, si è schierato e si è messo a disposizione tutta la sua struttura per realizzare questo enorme quantitativo di pizze, perché ragà, noi faremo 2500 pizze. 2500 tranci di pizza in teglia che offriremo a tutti quanti i nostri amici medici, paramedici, impiegati, tutti gli operatori sanitari. Ed è una cosa bellissima che faremo. Quindi domenica, purtroppo non è aperta al pubblico, è una cosa riservata solo a loro e quindi non posso invitarvi, altrimenti l'avrei fatto con estrema
sembra soddisfazione, un grande gusto. Però ecco, questi 2 minuti li volevo dedicare a questo evento, perché è una di quelle cose che hanno sempre connotato la Confraternita della Pizza. Noi abbiamo sempre dedicato una gran parte di noi, della nostra attività, dei nostri tempi, a momenti di riconoscimento di situazioni di bisogno, di persone un po' deboli o di persone che meritavano la nostra riconoscenza. Come in questo caso, abbiamo fatto terremoto, abbiamo fatto i bambini, abbiamo fatto gli orfanelli dalle suore, abbiamo fatto di tutto un po', abbiamo fatto veramente cose molto carine. Però questa è una di quelle cose che poi rimane come bel ricordo per la vita. E quindi sono orgoglioso. Allora, amici miei, veniamo adesso alla ciccia dell'impasto. Di che cosa parleremo stasera? Stasera parleremo della formatura, staglio e formatura. È la fase intermedia che viene dopo l'impastamento e prima della stesura, condimento, cottura, fasi finali dell'impasto. Questo è molto importante. Prima di tutto, che cos'è e a che cosa serve? Allora, lo staglio è un porzionamento, si stabilisce la quantità di impasto da dedicare a ogni singola porzione e sulla base di quello si staglia, si pesa, vedrete, e si realizza una piccola quantità di massa. La formatura è molto più importante. Perché più importante? Che cosa ha di importante la formatura? La formatura è importante perché è una fase intermedia che serve a ridare forza e struttura al nostro impasto. Voi sapete che noi abbiamo creato l'impastamento, abbiamo creato la maglia glutinica, questo abbiamo fatto con la prima fase di impastamento. Poi sono passate le ore, la maglia glutinica fatalmente, come suo comportamento abitudinario, normale, perde la struttura, comincia a dissolversi questa maglia glutinica, saltano i ponti di solfuro, i ganci, tutte quelle cavolate che ci siamo detti tante volte. E questa struttura comincia a rilassarsi, non ha più tanta capacità di trattenere i gas. Mentre a noi questo serve non solo a trattenere i gas, ma noi abbiamo anche deciso che per noi è cosa positiva che il trattenimento dei gas dia luogo a delle belle alveolature piuttosto importanti, perché abbiamo deciso che ci piacciono da un punto di vista estetico. Nella sostanza sono anche importanti perché rendono l'impasto particolarmente leggero al morso e quindi il risultato coincide bellezza e sostanza. Quindi noi vogliamo bella alveolatura, bella struttura, una buona quantità di trattenimento dei gas, e per fare questo non possiamo basarci su quello che è stato fatto 12, 24, 48 ore prima quando abbiamo fatto l'impastamento, ma dobbiamo crearlo nella fase di poco precedente alla stesura, condimento, cottura. Di poco precedente, tenete presente che lo staglio segna la fine della prima lievitazione, che si chiama normalmente puntata, e l'inizio della seconda lievitazione, che si chiama apretto, un appino o due. Apretto perché viene dal francese apré, l'hanno creato i napoletani, vi ricordate? Cuochi francesi, Borbone, famiglia francese, regnanti francesi, sono venuti a Napoli e hanno messo in piedi gran parte della nomenclatura. Allora, cosa si fa in questa fase? Facciamolo per la napoletana. Cosa pensiamo di fare? Creiamo 5 palline, credo di aver preparato, 240 grammi circa l'una, le staglieremo, le peseremo, le metteremo da parte, poi formeremo con queste palline, formeremo con queste porzioni di impasto delle palline idonee a farsi i prossimi tempi di lievitazione, che io devo aver deciso prima quanto deve essere. Nella fase di progettazione dell'impasto devo aver deciso che l'apretto sarà di circa o 2 o 3 o 4 o 6 ore, in base a quello che saranno le caratteristiche dell'impasto e quelle che saranno le caratteristiche da me richieste. Per esempio, se facessi una biga invertita avrei 2 ore di durata dei pannelli. 2 ore, ragazzi, 2 ore. Ma perché? Perché è un impasto al 75%, grande idratazione, grande capacità di crollo, poi rapidità di crollo della maglia. Quindi avremo quella caratteristica. Nel caso invece dell'impasto tradizionale napoletano, quelle 6 ore sono più o meno uno standard a cui ci dobbiamo rifare. Quindi, venendo un po' alla ciccia, cosa facciamo adesso? Adesso io scatafascio su questo banco l'impasto napoletano, che è un 63%, farina, 2 priori, vi ricordate, 2 capocce, la mia e quella di Francesco, farina 2 priori, ve lo ricordo, ragazzi, è una gran farina, poi la proverete, vabbè, non voglio parlarvene oggi, lasciamo un po' di mistero a questa farina meravigliosa. Comunque, adesso prendiamo l'impasto, che è questo, mi sollevo in tutta la mia imponenza, tolgo via, il profumo è qualcosa di... Io resto sempre incantato quando sento il profumo di un impasto, perché è qualcosa che, secondo me, o si prova questa emozione o non vale la pena impastare.
Ecco, stacchiamo un impasto che è stato creato con il punto pasta nostro che abbiamo scelto, che è il punto pasta molto molto, diciamo, anticipato, nel senso che deve essere appena appena formato il glutine, non deve essere molto molto elastico, perché la napoletana ha questa difficoltà dell'impasto che tende a formare la gomma, perché ha la cottura brutale, no? Vi ricordate, circa un minuto. A questo proposito abbiamo una sorpresa in arrivo, non ve la posso anticipare perché motivi di impegni che abbiamo sottoscritto ci impediscono di parlare, ma sono cose bellissime che ci aspettano. Comunque, torniamo a noi. Quindi, che facciamo adesso? Vedete l'impasto quanto è carino? Adesso lo spolvero per farvi notare una cosa. Allora, vedete come l'ho coperto di farina? Anzi, ve lo faccio sul fronte vostro, perché voi da lì non lo vedete bene. Ok, farina. Quindi, ha perso la sua appiccicosità. Guardate il punto pasta che ho creato io, qual è? Vedete? È affondata, è nuvola. Questa è veramente, è aria. È spettacolo e magia questo impasto. Così deve essere il vostro. Non deve avere struttura incordata, non deve avere niente di duro, di tosto, di difficile da stagliare, perché altrimenti vi troverete di fronte poi tutta una serie di difficoltà e di problematiche legate al ritorno indietro della maglia, tutta una serie di problemi di gomma, gommosità quando andate a fare la masticazione, il morso, insomma diventerà tutto più problematico. Allora, eccoci qua, 2,40, scintilliamo un pochino e facciamoci la nostra. Come vedete, la fase di staglio, raga, non ha nessuna caratteristica peculiare. Lo staglio si decide in base a quanta pasta fare la pallina, si decide in base a quello che avete stabilito. Se dovete fare la cottura, per esempio, in uno di quei fornitti a conchiglia, ovviamente dovrete fare un quantitativo di impasto molto ridotto, 180-190 grammi, perché inerzia termica maggiore il fornetto non la reggerebbe e non cuocerebbe bene. Invece in questo caso andremo a cuocere con un bel forno di potenza che ci consentirà di fare grandi risultati. Ed ecco, i risultati. Ok. Ecco fatto, è avanzato un po' di pasta, in questa fase non ci interessa, la mettiamo qui veramente un pochino pochino, la possiamo recuperare. Poi questa maniacalità di stabilire proprio il peso preciso, insomma sono piccoli giochi che fanno parte più della ritualità che non della sostanza. Allora, guardate la sofficità di questo impasto, guardate, vedete come tende ad abbassarsi, questo è perché la maglia glutinica ci sta abbandonando, quindi noi dobbiamo riformare maglia glutinica, ridare struttura alla nostra maglia per consentirle di affrontare nel modo migliore le ultime ore. E questa è la modalità di formatura delle palline o panielli, come le volete parlare o chiamare voi, che vengono fatte, vedete, si infila la mano sotto, si piega sotto, forma una piega nel palmo della mano e poi stira leggermente l'impasto. Chiudo e riformo da quest'altra parte. Giro e formo e vado avanti così. Quanto? Poco. Non esagerate. In questo caso noi abbiamo una farina che è fra i 280 e i 300, quindi ha buona capacità di sviluppo del glutine e dobbiamo in qualche modo evitare che questa buona capacità diventi per noi un difetto. Quindi vedete, questa è la nostra pallina. Come vedete, io non ho usato molta farina, la uso adesso per controllare che il fondo sia nello libero e sia in condizione di scivolare all'interno della cassetta, perché questo ci permette di posizionarla nel migliore dei modi. Ma in realtà, che devo fare? Parla. Ruota un po', così vedono sotto. Così dice. Così vedono i fondi. Mi faceva dei gesti stranissimi che non ve li posso rifar vedere. Avvicinami un po' così in primo piano. Ok, allora. Ero un po' preoccupato. Comunque, ragazzi, vedete, tengo la pallina a metà nella mano, tengo ferma così, e formo con l'altra mano un inizio di piega. Rincaldo la pasta all'interno e giro di 90 gradi. E vedete, eccola qua. Con 3-4 passaggi io ho rincalzato l'impasto in tutte le direzioni, formando il giochetto dei 90 gradi e vai, 90 gradi e vai, che è un antico giochetto che giocavano un po' tutti. Adesso guardate che bello, la carezza finale,
Guardate. Quello serve a chiudere il sotto, giusto? Esatto, serve a saldare la parte inferiore dell'impasto. Questa cosa poi diventa fondamentale, vi ricordate anche del panettone, chi di voi l'ha fatto sa che non saldare la parte di sotto, il bottom dell'impasto, significa poi generare una serie di difetti, fra cui anche la famosa caverna all'interno del panettone, che è una cosa, è un incubo per molti panettonisti. Allora, vi riporto ancora una volta. Vedete, ho chiuso quel poco di. Mi sto piegando per fare. Per andare incontro alle richieste di Francesco, che mi sta veramente mettendo in croce. Ok, allora vedete, giro ancora, giro così e chiudo. Questa è la formatura tradizionale napoletana. Questa è quella che, per esempio, fa Antonino Esposito, per dire. Fu lui a insegnarla a me e io la riporto a voi. L'ha sempre mostrata molto bene lui. Ma non è l'unica. Ce ne sono tante altre. Una classica è quella di farle piega la bonci, no? Si piega singolarmente così, cioè si prende sul banco, voi lì mi vedete, si capovolge, si piega, si gira, si piega, si gira, si piega, finché non si riforma una sorta di pallina e poi si salda sempre la fase finale. C'è un'altra però che è molto particolare, che secondo me, ma la faccio vedere meglio da seduto. Ah, guardate che bellezza. Questa è la nostra pallina. In questo caso è soltanto una dose di impasto. No? Gli diamo una piccola piega. Cerchiamo di stabilire quale sia il sotto e il sopra. Questa è il sopra, la parte più liscia, quella che non ha subito saldature. Questa invece è la parte dove io ho messo in mezzo tutti i lembi dell'impasto, l'ho ripiegati su se stesso. Quindi questa è la parte brutta che dovrò chiudere all'interno e questa è la parte bella che rimarrà all'esterno. Cosa faccio? Faccio camminare il mio impasto facendolo rotolare sul banco, così faccio camminare l'impasto in questo modo. Nel mentre lo faccio camminare, io lo rincalzerò con i pollici. Vedete? Non so se si riesce a vedere, non molto, eh? Vabbè, comunque spero che si veda. Io lo enfatizzo per renderlo più visibile. Sollevo leggermente e con il pollice lo spingo all'interno dell'impasto. Mezzo giro, sollevo leggermente e spingo all'interno. Mezzo giro, sollevo leggermente, si formano delle piccole orecchie. Poi facendolo un po' più in fretta, ecco, vedete, questo è l'impasto. E vi accorgete che fatalmente nella parte che voi state vedendo si forma una pallina. Si forma da sola. Eccola qua. Adesso avete la fase finale che potete chiudere in questo modo, con la saldatura, vedete, fatta dalle dita. Questa l'ho preparata quando abbiamo girato un video che è stato usato da una pubblicità, un video molto carino, dove facevo vedere come si faceva la saldatura sul banco, poi solita immersione e va via. Ecco, pacchetta di benvenuto. Volevo rifare? Questo dicevi? Sì. Allora, rifacciamo lo stesso tipo di operazione con l'ultimo dei panetti rimasti. Vi anticipo che una cosa che non farò è lo staglio a mozzarella. Perché non lo faccio? Perché è difficile, a me non viene bene. In buona sostanza si tratta di spingere l'impasto all'interno dell'anello formato fra pollice e medio, si infila finché non forma la bolla, si salda e quello è. Però visto fare nelle mani di alcuni pizzaioli è molto bello, mentre non funziona bene nelle mani mie, quindi non ve lo mostro, non sono di questa capacità. Mentre quello che vi ho fatto vedere adesso, cioè questo modo di camminare dell'impasto fatto così, vedete, lo rimostro. Vedete com'è appiccicoso all'inizio? Questo è proprio perché hanno ceduto i legami del glutine, si è resa libera l'acqua e quindi, ecco, adesso mentre io riformo il glutine, l'appiccicosità va a farsi benedire, scompare, sostituita da una perfetta struttura dell'impasto. E questa è la stesura, la formatura alla Michele, ragazzi miei. Questa non è che io l'ho sentito dire. Noi siamo gli unici al mondo a aver partecipato con le nostre telecamere all'interno del laboratorio di Michele Condurro, cioè il Tempio della Pizza famoso che tutti conoscono con quel nome. Ecco, il Tempio della Pizza significa aver consentito solo a noi, invitati da Alessandro Condurro, che io ancora oggi ringrazio, e dal papà, che è una delle persone più belle che abbiamo conosciuto e che abbiamo avuto anche il nostro ospite alla convention a suo tempo, quando facemmo IGEA. Ecco, loro ci hanno ospitato e noi abbiamo visto direttamente filmato. Se cercate sul canale YouTube della Confraternita, trovate anche tutto il processo di impastamento di Michele, tutto il processo, amici miei. Cioè,
Alessandro Conduro ci ha messo a disposizione tutta la sua struttura, e non parliamo di una persona o due, quelli hanno impastato, se andate a vedere, interi sacchi di farina, quindi non era una cosa che hanno fatto per noi, per prenderci in giro, mostrando qualche diciamo cosa un po' finta, ecco, era invece una vera e propria struttura fatta da tutti i ragazzi che hanno lavorato insieme a noi, quindi erano parecchi, erano 6-7 ragazzi, e tutti a fare questo lavoro dei pollici. Abbiamo ripreso molto approfonditamente e poi abbiamo divulgato come il nostro stile a tutti i nostri confratelli, e anche questa pallina è fatta. Allora ragazzi, adesso abbiamo finito di fare lo staglio napoletano. Nello staglio napoletano vi devo ricordare, ricordatevi che il segreto della napoletana è non fare gomma, e per non fare gomma dovete usare farine ottime, il che vuol dire non troppo glutine. Sopra i 300 è un suicidio fare una farina, usare una farina che ha un W superiore a 300 è il massimo delle sciocchezze che potete fare, proprio è veramente un karakiri, non so, fate un'altra cosa ma non quello. Quindi diciamo che il limite nostro è proprio il 280 di questa farina che stiamo usando noi, ma se la trovate anche di meno non fate male. Stiamo facendo esperimenti con Francesco, siamo arrivati fino a una farina di proteine 9, proteine 9,5, il che vuol dire 170 e 200 W, è veramente farina all purpose, quella che viene chiamata in America, cioè quella che serve per qualsiasi tipo di preparazione, la più generica delle farine, quella che trovate a 30 centesimi, anche perché raga, io ve lo dico, è fondamentale. Ma la pizza napoletana a Napoli, secondo voi, quando è nata, che stiamo parlando del 600, 700, ma secondo voi c'avevano i grandi molini Bongiovanni che facevano la W, gli facevano la scheda tecnica, gli dicevano qual era la farina che dovevano usare, no, quello un po' di più, un po' troppo, basso, 24 ore, no. Loro avevano il carretto con l'asinello, il ciuccio, la persona di fatica che scaricava questi sacchi di farina e poi andavano calcolando in base a quello che avevano. E siccome erano grandi italiani, sicuramente napoletani o dei dintorni, al limite arrivavano dalla Puglia, sì e no, se era una cosa estera, arrivavano dalla Puglia. Quindi immaginate che qualità di grano era. Era una qualità di grano sicuramente non di farina, non rapportabile a quelle attuali. Queste attuali nostre sono tecniche, sono di grande qualità. Quello era quello che capitava, la buona di Dio, quindi insomma, ben altro livello. E loro hanno inventato questo tipo di pizza sulla base di quei grani, non di quelli di oggi, ma sulla base di quei grani. Quindi anticamente il grano di forza non c'era, c'erano solo grani deboli. È chiaro che, perché erano solo italiani, e in Italia i grani deboli si fanno, i grani di forza non ne abbiamo. Quindi loro cosa facevano? Facevano la farina, il prodotto con una farina di bassa quantità di glutine. Tutto qua. Questo spiega tutto. Adesso, mentre io vi ringrazio, adesso faccio un occhiolino a Francesco, che mi capisce al volo per telepatia. Si solleva da quel divano dove è andato a sprofondarsi. Questo vi fa capire la tensione che regna in questo studio. No, Francesco si solleva e va a correre dentro. Sta correndo, diciamo così, e va a ritirare l'altro impasto, perché noi adesso faremo ben altra cosa. Allora, abbiamo fatto lo staglio napoletano, adesso faremo lo staglio di tipo alta idratazione. La cosa bella qual è? Che abbiamo usato la stessa farina per tutte e due. Ci siamo trovati bene con la farina napoletana, per con questa due priori, ci siamo trovati benissimo con, che bellezza, con l'alta idratazione della pizza in teglia alla romana. Quindi che stiamo facendo adesso? Stiamo trasformando una farina nata per fare cose assurde nelle cose assurde che vogliamo noi, cioè dobbiamo usare una sola farina per fare tutto, ed eccola qua. Adesso noi ci formiamo tre belle palline da un totale di 1,8 kg. Quindi palline 3 da 600 grammi.
Prova, funziona? Si sente adesso? Grande. Ditemi sì barra no. Sì barra no? Si sente? Aspetta, mo che mi rispondono. Non si sente, non si sente, aspetta, non funziona più l'audio, non c'è audio, non si sente. Francè, uno ti ha detto Francè. È andata la voce, la voce a Ettore, non so, è andata via la voce. Aspetta, continua a parlare Ettore. Allora ragazzi, si sente la voce? Si sente adesso? Sì, adesso si sente. Sì, adesso okay. Si sente. Ragazzi, che vi siete persi? Io ho detto una cosa che era il segreto più importante della pizza e purtroppo è andato perso nei meandri del web e voi non lo saprete mai perché non lo ripeterò. Mai e poi mai, mai. Deve mai, ripetere mai. Tutto, te lo dicono Marilena. No. Allora, vedete, queste sono le famose tre palline da 600 grammi CAD che ci servono per la pizza in teglia alla romana, alta idratazione. In questo caso farò una pala, ma insomma il concetto è più o meno sempre quello. Importante, mentre noi per la napoletana siamo stati attenti a non sviluppare troppo il glutine, perché più lavoravamo e più si sviluppava il glutine, più ce lo saremmo ritrovati al morso. Qui nella pizza in teglia questa difficoltà non c'è, quindi a me interesserà soltanto dare quanta più corda io riesca a fare. Come si fa? Così, guardate. Qua ci vedi? Meglio di qua, al centro? Devi spostare questa qua la prima. Ma se io lavoro qua? Si vedicchia, sì, si vede. Si vede. Okay. Allora, partiamo da questa. Questa la togliamo e questa la spostiamo da quest'altro lato. No, spostala lì. Partiamo da questa. Come si fa? Noi faremo una serie di lavorazioni molto semplici. Vi ricordo che queste sono tecniche di base, amici miei. Voi che siete quelli di voi che sono molto più avanti di me, dovranno avere un po' di pazienza e tollerare questa mia indulgenza verso... rispetti, vedete conto, sono diretto milioni di ascoltatori, miliardi, tutto il globo terraqueo. Ok ragazzi, torniamo a cose molto più serie di questa cosetta, di questo sketch. Come si fa? Faremo delle pieghe, faremo una serie di pieghe, due, tre massimo, una bella pirlatura, fatte le pieghe e la pirlatura, il nostro impallino sarà asciutto, non avrà più questo appiccicume diffuso, quella lucidità che vediamo, quel lucore di traslucidità, diciamo, che c'è sulla superficie del nostro impasto, e avremo riportato l'impasto ad una bella struttura serica, setosa, non appiccicosa. Come si fa? Ecco, passaggio 1, un giro, passaggio 2, passaggio 3 e abbiamo finito, amici miei. Eccolo qua. Adesso io con il movimento del tarocchino faccio camminare un po' l'impasto sul bancone. Ragazzi, la cosa di banco d'acciaio è veramente utile per igiene, per comodità di uso. Ormai abbiamo messo a disposizione banchi d'acciaio o perlomeno spianatori d'acciaio a 2 lire. Io ve lo consiglio. In alternativa usate il piastrellone, quelle di Gress porcellanato, però vi dico molto molto meglio questi, proprio per l'igiene. Ecco, vedete che bella struttura ha preso? Vedete, questo non ha più niente di appiccicoso, lo metto qua, più niente di appiccicoso, vedete? Non restano tracce del movimento della mano, del tocco della mano sulla palla, perché la palla ha ripreso struttura del glutine. Tenetela d'occhio, perché mentre io faccio queste due, questa si fatalmente rilasserà e si spiattellerà, si spatascerà. Allora, partiamo con questa, la mettiamo un po' di lato e portiamocene un'altra. E facciamo fare la stessa sorte anche a quest'altra, vedete? Primo giro, secondo giro, vedete, già si è molto accorciata e strutturata. Facendo il terzo giro chiudiamo tutta la procedura, vedete? La nostra pallina si è formata rapidamente e la mettiamo pure da parte. Facciamo il terzo lavoro anche a questa. Io questo non lo voglio fare adesso, veramente. Questo lo faremo dopo. Ma Bon ci vuoi far vedere? Ah, sì. Nel secondo giro vi faremo vedere le due formature. Noi adesso quella che vi ho fatto vedere era la formatura più classica, quella con presa centrale e si automaticamente forma la piega a due. Ma in realtà Bon ci usa fare un sistema leggermente diverso,
nel suo caso è necessario partire con un minimo di... Puoi mettere questa dietro, così si vede meglio? Grazie a te. Credo fatto. Questa qua la sposti dietro. Ottimo. Grazie. Ok, allora questa è la pallina che dobbiamo far vedere l'impasto Bunci. Cosa faceva Bunci? Cosa fa, poverino? Cosa facciamo? Gabriele, bocca al lupo. Allora, Bunci fa lo stesso lavoro partendo da qua. Solleva, allunga e tira, piega a due. Vedete? E si è formata già una struttura leggermente più asciutta di prima. Poi la rimette così. La saldatura, che io chiamo cozza, la prende e la mette in verticale, quindi un mezzo giretto così di 90 gradi, famosi 90 gradi, e poi si riparte nuovamente con questa procedura. Vedete? Si solleva, si allarga e si tira giù. Vedete che è cambiata? È ancora più bella adesso del primo piede, della prima serie, del primo giro di pieghe. Guardate il secondo, adesso l'ultimo. Facciamo questa piega qua e facciamo questo. 1, 2, 3. Guardate che meraviglia. È bello, vero? Se continuiamo, aumentiamo ancora la quantità di glutine che noi diamo all'impasto. Quindi ancora uno, ed ecco, guardate, è bellissimo. A questo punto non consiglio di fare altre pieghe, perché sennò si continua fino a strappare la parte esterna. E strappare la parte esterna non è mai una soluzione ottimale. Quindi togliamo questa, riprendiamoci la prima che avevamo fatto e facciamo il secondo giro. Intanto vi faccio notare che la prima è molto più bassa di questa, vedete? Questa l'ho fatta 5 minuti fa, questa l'ho fatta ora. Questa è bella, soda, dura. Questa invece è più moscia, più rilassata. E dobbiamo riformare il glutine anche a questa. Invece di fare la piega Bunci, adesso vi mostrerò un'altra tecnica. E qua mi perdonerà il maestro Arletto se faccio questa tecnica, perché a me piace molto per la... per, diciamo, la scenicità che ha questa storia. Allora, lui che fa? Mette in orizzontale, dopodiché prende i due lembi, li solleva, lo faccio prima a secco, proprio lo faccio vedere, li solleva, gira, incrocia fino a sovrapporre i polsi, vedete, con l'impasto ancora appeso, poggia l'impasto e scioglie. Nel fare questo si raggruma l'impasto, guardate, solleva, gira, sovrappone i polsi, poggia, e scioglie. Ed ecco qua che l'impasto si è strutturato. Se provo di nuovo a farlo, adesso tolgo un po' di farina, se provo di nuovo a farlo, vi accorgete quanto rimane meno appesa, cioè rimane più soda, più sollevata, proprio perché si è rinforzato il glutine. Guardate, vedete? Non è più appesa come era prima. Uno, due, e faccio anche fatica poi per scioglierla dopo. Comunque, questo è il nostro impasto. Questo era lo stile, un po', come dire, scenografico di Pinarletto. Era molto bello. Un altro sistema per fare la pirlatura è questo, è quello a mano, senza uso del tarocco. Si approfitta del fatto che l'impasto, grazie alla sua formatura di glutine, si è ben rinforzato, anche un po' di farina ha aiutato, ha perso la sua appiccicosità e quindi, vedete, l'impasto è buono, più alto di questo di prima. Adesso ci resta da fare l'ultimo, e con l'ultimo vi mostro anche una stesura a spiga, francamente non mi ricordo chi la proponeva. Puoi spostarla questa, grazie. Sì. Guardate, la stesura a spiga è molto carina, anche questa è molto scenica. La metto un po' più vicino a voi così la vedete meglio. Si solleva, si creano due orecchie, si porta questa qui, poi questa qui. Si riformano le orecchie, si porta qui e qui. Si allargano le orecchie e si forma qui e qui. Fatto questo, si gira, si piega al centro e poi qua. Ecco, fatta la pallina, con un unico gesto. Bella. Bella? Che poi è la formatura più o meno che si fa per il pane? Si fa in tanti modi, ragazzi. Queste formature non si fanno solo per la pizza in teglia. Si fanno ogni volta che a noi serve creare glutine. Il che vuol dire per il pane, per la pizza, per la focaccia, per qualunque prodotto che vogliate fare. Una volta che volete formare l'impasto più glutine, anche per il panettone, per dire il più elaborato dei nostri impasti, alla fine si fanno queste, si fanno le pieghe, sono le pieghe che creano questa enorme maglia glutinica. Vedete che bella struttura che ha creato, bella, abbastanza omogenea, abbastanza strutturata, molto carina. Ultima cosa, facciamo la pirlatura. La pirlatura, avete visto, l'ho potuta fare con le mani, è uno dei sistemi, si può fare anche su mega dimensioni quando facciamo gli impasti. Domenica notte alle 3
anzi sabato notte, domenica mattina alle 3, noi saremo nel forno a fare 2500 tranche di pizza. Chiaramente quando formeremo quantitativi di quel tipo avremo macchine enormi a disposizione, ma dovremo comunque fare delle pieghe e delle pirlature gigantesche. Quindi ragazzi, non lo so se riusciremo a fare dei video, ma se ci riusciamo ve li mandiamo, perché saranno momenti epici di quelli che ricorderemo, mettiamo in cantina come ricordo. L'altra possibilità di fare la pirlatura è questa, anzi in questo caso mi alzo perché viene meglio. E sposta sempre il panetto, così c'è, grazie. Allora. Guardate che carino l'impasto. Fa rumore? La sedia? No! Temevo. Allora, guardate l'impasto, che struttura che prende facendo questo tipo di manovra, vedete? Lo faccio camminare e ruotare, lo sollevo, lo metto avanti e lo faccio camminare e ruotare, guardate. Questa è la pirlatura vera e propria, perché viene da pirlare, che vuol dire girare. Il pirla è quello incantato con gli occhi in aria che sa che gira, non sa da che parte andare. Quello è il pirla, perciò viene chiamato così. E la pirlatura è, prende il nome da questa garbata definizione alla milanese, e viene a creare una struttura molto molto bella. Abbiamo un'unica mosca in tutto lo studio, è maledetta lei. Allora, bella, eh? Stessa cosa si rifà per altri tipi di palline. Togliamo questo, mettiamo di lato, mettiamo al centro. Ettore, va a coprire il tarocco, riesce a farla dalla parte opposta? No, eh? Allora, sparisco io, ma sono io qui. La mano perché io. Il tarocco va a coprire. Guardate, guardate, guardate. Ottimo. Vedete? Questa è la pirlatura. Come cambia la pirlatura? A parte la dimostrazione come funziona. Tutto sta nell'inclinazione che voi date al tarocco sul banco. Se voi fate un'inclinazione così, l'impasto salirà sopra il tarocco e verrà lavorato in maniera più delicata, addirittura anche zero, esagerato. Se invece al contrario inclinate molto in avanti, prenderà grande forza l'impasto, perché quel tipo di pirlatura in questa direzione è molto più aggressiva. Guardate, quella che ho fatto di prima era media, guardate questa aggressiva fatta così. Vedete come si struttura, la faccio vedere così. Guardate, se io la piego, vedete come cambia. Vedete? Guardate che succede se io inclino in avanti, vedete l'inclinazione che ha rispetto al banco. Questa è la pirlatura stretta, quella che in genere non si fa mai perché porta un impasto di estrema tenacia. Può servire in casi piuttosto estremi come questi, in cui noi abbiamo grandi idratazioni, lunga durata di lievitazione, e in quella lunga durata noi dovremo ottenere grande formatura. Perché? Perché noi dovremo trattenere molto gas qua dentro, avremo i nostri bolloni grandi, no? Quelli della palla del primo. A proposito, com'è andata? Ci ha detto che non ci ha fatto sapere più niente. No, non lo so. Sarà mangiato. Penso che sì, eh. Bene, allora, noi adesso ci fermiamo, concludiamo questo nostro appuntamento. Vi abbiamo mostrato, ve lo ricordo, la formatura napoletana, la formatura con impasto ad alta idratazione, con una farina di media forza, quindi niente di facilitato, al contrario. E la cosa positiva in tutto questo è che per ottenere risultati profondamente diversi abbiamo utilizzato solo le nostre tecniche. La farina è uguale, quel che è cambiato è la tecnica. Quindi napoletana, tecnica delicata, formatura delicata, non esagerare, sennò ti si indurisce e te la mangi a gomma. Invece per la pizza in teglia romana, grande aggressività nella formatura, vedete, dell'impasto, che prende e assume una forma molto rotondeggiante, più struttura c'è meglio sarà per noi. Quindi a questo punto io sto per salutarvi, ma mi fermano dalla regia per dire che allora in questi giorni parecchi hanno chiesto che stendendo il paniello torna indietro. Ok, ecco, quindi hanno fatto una serie di dimmi. Ah, adesso vi chiedo io. Ma noi adesso abbiamo spiegato che facendo un certo tipo di lavoro si ottiene una struttura molto forte del glutine. Facendo un altro tipo di lavoro, come la napoletana, vedete questa qui, si ottiene un altro tipo. Vedete come comincia a cedere? Appena la prendo in mano si piega, cola giù, perché non ha grande struttura, non deve averla.
Mentre questa, se io la sollevo adesso, guardate che struttura, ma questa è una struttura che ha un panetto molto più idratato di quello. Questo dovrebbe colare giù, invece regge. Regge perché gli ho dato una bella forza di glutine. Quindi, se il vostro panetto, quando lo stendete, tende a tornare indietro, vuol dire che l'avete steso in una fase in cui aveva ancora troppo glutine. Perché ancora troppo glutine? Allora, le risposte sono o perché ne hai dato tanto quando l'hai formato, come se avessi continuato a formare la napoletana ancora per un quarto d'ora, pieghe. Chiaramente il risultato era, lavorando di più, si formava tanto glutine e quando poi vado a stenderlo, la panetta fatalmente tende a rientrare nella gomma, nell'elastico. Però, o è quello, o è farina troppo forte, e questo può essere, oppure tempi troppo corti. Avete messo troppo lievito, avete fatto 3 ore d'appretto a temperature molto alte, invece di farne 6, il risultato vi trovate una pallina ancora piuttosto ingazzata. E questo fatalmente si ripercuote. Quindi o troppo lievito, troppa velocità di lievitazione, corto l'appretto, o farina troppo forte, oppure l'avete lavorata troppo, una di queste tre. Okay? L'esatto opposto qual è? Paniello rilassato, appiccicoso, lucido, pieno d'acqua, cioè questi sono i due estremi opposti. Okay? E chiaramente nel caso di un panello troppo lucido, appiccicoso, pieno d'acqua e con maniera bella, abbiamo il problema opposto: la farina troppo debole o tempi troppo lunghi di lievitazione oppure poca attività di formazione del glutine. Vi è ben chiaro? Adesso avete chiaro tutto, ora potete fare voi i corsi a me. Ok? Andiamo avanti? Ok, tutto a posto. Bene, allora amici miei, io vi ringrazio, è stato un piacere. La prossima volta faremo qualcosa di ancora più nuovo, perché faremo degli appuntamenti intrecciati fra noi e altri protagonisti della pizza e cominceremo a rendere le cose un po' meno noiose, perché immagino che voi starete a vedere sulla faccia mia a fare palline e le palline ve le fate pure voi. Quindi, per evitare che questo diventi un problema, la prossima volta io mi affiancherò con qualcuno di più bello, più simpatico, più allegro, più disponibile e soprattutto molto preparato, che ci aiuterà a fare questa oretta o poco meno, perché sì, sono 3/4 d'ora, di lavorazione, di chiacchiere che faremo insieme. Sì, perché? Perché tutto il gioco della pizza è offrire la cosa più buona che possiamo fare ai nostri amici e avere tanto di quell'affetto per gli amici da farci noi un lavoro della maremma prima, in fase di preparazione. Bene, io vi ringrazio, ringrazio Francesco, ringrazio Rita soprattutto, perché lei è la capa, quindi ho molta paura di lei, e saluto voi, ringrazio pure voi amici miei, ci vediamo fra una settimana. Oh, noi porteremo avanti, e poi chiudo, porteremo avanti questi appuntamenti ancora qualche settimana, dopodiché poi io me ne vado in vacanza, a me, chiaramente, quando arriva il gran caldo. Per ora siamo riusciti a tamponare con i climatizzatori, ma fra poco noi ce ne andiamo al mare, andiamo io e Rita e pure Francesco, tutti quanti al mare, a fare, diciamo, le nostre abluzioni nel mare salato. Quindi vi ringraziamo, ci rivedremo sicuramente mercoledì prossimo e poi più in là vedremo. Ok? Buona serata e grazie a tutti. Grazie.